Buongiorno a tutti, sono Martino Poretti, Head of IoT a X-Farm. Oggi siamo qui nei nostri uffici di Manno, in Svizzera, dove abbiamo il nostro dipartimento di ricerca e sviluppo inerente all'IoT. IoT significa Internet of Things, in italiano l'Internet delle cose. Si tratta di dispositivi interconnessi che trasmettono in maniera autonoma tutti i dati in un cloud o in una piattaforma, come può essere per esempio X-Farm. In questi ultimi anni è sempre più evidente che i cambiamenti climatici rendono necessario un intervento molto rapido e mirato in modo da ottimizzare e da ridurre l'uso di prodotti e di risorse in generale. La FAO stima che il 40% della produzione mondiale di alimenti viene danneggiata o distrutta a causa di insetti o patogeni. E per questo è sempre più necessario avere dei sistemi che permettono di essere allertati in anticipo di tutte queste problematiche, in modo da ottimizzare le risorse e anche aumentare la sostenibilità dell'azienda. X-Farm, visto l'entità di questo problema, ha deciso di proporre delle soluzioni concrete agli agricoltori. Per questo abbiamo sviluppato un set di device che permettono di monitorare in tempo reale gli insetti su tutte le colture che anche la piattaforma X-Farm supporta. Abbiamo diversi tipi di trappole, e tendenzialmente dipendono dal tipo di insetto che si va a monitorare, permettono di essere aggiornati in tempo reale della presenza dell'insetto o per esempio determinare il picco di volo degli insetti per poter entrare in campo al momento opportuno, ottimizzando l'uso dei prodotti. Vediamo per esempio questa trappola, che è una delle nostre ultime creazioni. È una trappola per monitorare la cimice asiatica, una problematica dovuta anche ai cambiamenti climatici, che ha portato l'insetto inizialmente nel sud Europa, ma si sta spostando sempre più a nord. Questa trappola permette di contare individualmente ogni singola cimice che entra, in modo da avere un conteggio aggiornato orariamente, dunque in tempo praticamente reale si sa dell'arrivo delle cimici o anche quando si muovono nei periodi della giornata in cui hanno il movimento maggiore. Abbiamo altri tipi di dispositivi sempre legati al monitoraggio degli insetti, una trappola per monitorare per esempio Scaphoideus nei vigneti, in questo caso l'insetto è attratto da un foglio cromatico. Abbiamo poi una classica trappola delta che abbiamo reso automatica, in questo caso l'attrattivo è un feromone, l'insetto viene attratto come trappole classiche tramite feromone, viene appiccicato, si incolla su questo foglio colloso, una camera scatta l'immagine, la trasmette al cloud tramite un nostro dispositivo IoT universale. Questa immagine arriva nel cloud e viene analizzata in tempo reale in modo da contare gli insetti e determinare il loro arrivo giornaliero. Tutti i nostri dispositivi IoT sono tutti indipendenti, si basano su energia solare, sono autonomi, una volta installati basta accenderli e trasmettono in autonomia tutte le informazioni al cloud. Questo permette poi di rendere tutto disponibile su app o sulla nostra web app, in modo da avere tutto aggregato nella piattaforma X-Farma. Da poco abbiamo introdotto il modulo insetti che va ad aggiungersi a già diversi moduli presenti. Il modulo insetti praticamente aggrega tutte le informazioni trasmesse dalle trappole e tramite intelligenza artificiale riesce a dare un consiglio mirato all'agricoltore in modo che lui possa ottimizzare l'uso delle risorse o anche diciamo, gli interventi in campo, le visite in campo. Il modulo insetti appunto dà una visione in tempo reale di quello che succede nei campi anche discosti. Permette inoltre di creare una rete di monitoraggio in modo da rendere disponibili tutte queste informazioni anche geolocalizzate e capire l'entità del problema se è più presente in una zona o nell'altra. Permette anche di avere una rete ibrida, dunque avere sia le nostre trappole completamente IoT automatiche, ma anche integrare delle trappole tradizionali e attivare il conteggio tramite le, diciamo, foto scattate direttamente dal telefono. Dunque in campo si possono scattare foto direttamente ai fogli collosi, l'algoritmo di intelligenza artificiale conterà automaticamente questi insetti e li renderà disponibili nel modulo insetti come per le trappole tradizionali. Questo pensiamo sia una buona feature per rendere anche facile l'adozione di trappole automatiche in modo graduale. Con i progressi tecnologici degli scorsi anni, ma che vediamo che stanno accelerando sempre di più, anche con il rendersi disponibile dell'intelligenza artificiale a tutti i livelli, pensiamo che l'uso di questi dispositivi sia il futuro e sia indispensabile anche per gli agricoltori in modo da ottimizzare le risorse, l'utilizzo di fitosanitari e in particolare essere più sostenibili, che è anche una grande richiesta che sta arrivando dal mercato.